Non l'ho ancora chiamato. Ti pare che non ti abbia avvertito? Chiamalo di nuovo. L'ho chiamato due volte, lo stanno cercando. Come sta? Sanguina in modo pazzesco. Oh mio Dio. La stanza è piena di sangue. Non capisco perché la gente debba dipingere le case di bianco. Se tra due minuti non si fa vivo, chiamo l'ospedale. Oh, ho bisogno di una sigaretta, che... Dopo 18 mesi, ma sei matta? Cerca di controllarti. Ah, non è possibile. Non può essere vero. Oddio! Kenny, il telefono! Pronto? Dottor Marx? Oh, dottor Marx, meno male! La sua segretaria mi ha detto che era a teatro. Alle salette. Davvero? È riuscita a trovare un posto. Pure un parcheggio! Complimenti, davvero! Non l'avrei disturbata, ma si tratta di un'emergenza. Sono Chris Gorman, mio marito Ken ed io siamo amici di Charlie Brock. È il dottore, dottore! Ma perché non l'hai detto subito? Dottor Marx? Purtroppo è successa una disgrazia! Volevo chiamare il nostro medico, ma mio marito è avvocato e, date le circostanze, ha creduto fosse meglio chiamare il medico di Charlie. Dunque, siamo arrivati a casa di Charlie qui circa 10 minuti fa, quando, scendendo dalla macchina, abbiamo improvvisamente sentito un... Non dite niente! Non dite cosa è successo! Non devo! Fai come ti dico! E Charlie... Sta bene, solo un colpo di striscio! Non dirgli della rivolverata! Ma il dottore l'ha tirato fuori dalle parete! Ha pure trovato parcheggio! Comunque, dici che è ruzzolato per le scale e ha colpito la testa, sta bene! E il sangue? La pallottola gli ha bucato solo il lobo dell'orecchio destro, sta bene, non deve sapere! Ma gli ho già detto che scendendo dalla macchina abbiamo sentito... Cosa? Che cosa abbiamo sentito? Abbiamo sentito... Un momento, dottore! Un enorme tonfo! Tonfo? Sì, quando è ruzzolato per le scale! Bene, bene, vabbè. Dottor Marx, mi scusi, stavo parlando con mio marito. Dunque, abbiamo sentito un enorme tonfo, come se Charlie fosse volato su per le scale. Giù per le scale? Su per le scale, ma sta bene. Sta seduto sul letto, lo chiamerà domattina. Sta seduto sul letto, lo chiamerà domattina. No. Lei, la chiamerà domattina. Mi dispiace molto averla disturbato. Mi dispiace molto averla disturbata. Ma sta benissimo. Ma sta benissimo. Grazie e tanti saluti. Dove vai? A lui, ringrazio e saluto. Grazie, dottore, arrivederci. Come... un momento, aspetta, le vertigini? No, niente vertigini. No, niente vertigini! Cosa? Ah, mi muove le altre? Sì, muovi tutto, taglia corpo! Ma il dottore l'hanno trascinato via dal fantasma dell'opera! Sì, dottore, muove tutto! Come ha detto? Ha difficoltà nel parlare. No, nessuna difficoltà nel parlare! Non gridare a quel modo, finirà per sentirti! No, dottore, nessuna difficoltà nel parlare! Andando a Charlie. Niente cosa? Oh, nessun ronzio nelle orecchie. Questa poi. No, nessun ronzio nelle orecchie. Sì, un po' di ronzio nelle orecchie. Ti avevo detto di dirgli di no! Sembrerà più credibile avere il ronzio. Oh, Gesù. Come ha detto? Basta un impacco caldo? Ken, basta un impacco caldo. Va bene, ho capito. Chi? Sua moglie? Mira? Sì, no, Mira no, è qui! No, non è qui. Vorrà parlare con lei, non è qui. Dottor Marx, mi sono sbagliata, non c'è, credevo ci fosse, invece no. È appena uscita, tornerà a momenti. È appena tornata, uscirà a momenti. Sì, le dirò di chiamarla. Come? Il suo numero di casa? Va bene, no, ce l'abbiamo, è nel telefono, di sopra. Oh, eccolo, è qui. Grazie, dottore, arrivederci. Dottor Marx, buon divertimento. Kenny e io l'abbiamo visto, ci è piaciuto molto, specialmente il secondo atto. Ma che ti fa il fantasma stasera? Ma è già morto Diavolino? Ma devi commentare quando tutto lo spettacolo? Oh, Charlie mi sta chiamando! Vengo subito, Charlie! Sembra sia meglio, devo andare. Grazie infinite, sì, non mancherò. Arrivederci, dottore. Vai a te che ci riprovi a farmi una cosa simile. Ma perché mi hai preso? Se chiamano, non rispondere. Perché allora mi hai detto di rispondere prima? Perché credevo che la pallottola io fosse entrata in testa, non nell'uomo dell'orecchio. Versami la doppia porca, per favore. Ho lasciato Charlie sotto la doccia. Se arriva, la telefonata stavolta la fai tu. Non so perché, ma siamo sempre i primi ad arrivare. Ma è la prima volta che arriviamo in ritardo. Sarebbe toccato a qualcun altro vedersela con questa faccenda. Oh, merda. Chi sarà? E che so, vedi forse qualcuno. Lascia che ci penso un attimo. Fai pure con calma, tanto io non apro. Devono essere lenni o armi, apri. Le mani li hai. Vieni e apri! No, io devo vendicare ancora l'orecchio di Charlie! Non dirgli cosa è successo! Mi servono un paio di minuti per la faccenda! Non puoi trattenerli! I suoi migliori amici vengono qui per festeggiare i loro 10 anni di matrimonio.
la moglie non c'è, lui ti spara all'orecchio e io devo fare commentazione con gli invitati. Un tentativo di suicidio è un crimine, per non parlare dello scandalo. Charlie è il vice sindaco di New York. È mio cliente oltre che il mio migliore amico. Devo proteggerlo, no? Fagli un rovino di casa per qualche minuto, è tempo di inventare qualche scusa. Fagli un rovino di casa. Niente da mangiare, niente ghiaccio. E la donna? E il formaggio? E Mira? Che cosa dovrei fare io aspettando il tuo ritorno a giocare a burrato? Sei avvocato anche te? Non ti viene in mente nulla? Avvocato? Lo sai che cosa dicono degli avvocati e dei medici? Che i medici almeno, quando muore, la smettono di accanirsi. Contratti! Io faccio contratti editoriali! Se uno arriva e vuole fare un contratto, quelli lo so fare! Brava, fai la calma, io torno subito! Lascia ritornare, forse se ne torneranno a casa! Fuori lo salti, prenditi la mia bocca! E perché bere una bocca sarebbe meglio di due boccate di fumo? Perché sanno che hai smesso, e se ti vedono fumare capiscono subito che c'è qualcosa che non va! Vuoi dire che strapazzare un briaco e loro piedi farebbe un'impressione migliore? Salve, Claire! Sei splendida! E Lenny? Abbiamo avuto un incidente, la nuova BMW, la portiera sventrata.